Il quadriportico Roncati, in via Santisaia 90, ospita fino al 12 marzo la mostra fotografica Qui Radio Alice. La mostra rientra in una serie di iniziative in programma per il 40° anniversario dall'inizio delle trasmissioni di Radio Alice e dalla loro forzata interruzione. Alle immagini sono associati anche dei QR code, che arricchiscono l'esperienza visiva con interviste, video e audio dell'epoca. Un vero e proprio viaggio indietro nel tempo, per rivivere le atmosfere turbolente e ricche di fervore creativo della Bologna del 77. Nata per dare voce a chi non ha mai avuto la parola, Radio Alice è diventata strumento di comunicazione innovativo, ante litteram, capace di abbattere i confini della comunicazione tradizionale. La storia della prima emittente radiofonica libera bolognese ha anche ispirato il film Lavorare con lentezza di Guido Chiesa. Nel settembre 2004 la redazione di Codec TV era presente alla conferenza stampa del film al Cinema Rialto. Ci è sembrato evidente e come tale l'ironia non può essere usata a senso unico, ma deve essere anche autoironia, pur essendo molto vicini noi a alla progettualità di Radio Alice, non abbiamo esitato a prenderli in giro tutte le volte che ci sentivamo che lo meritasse. Questo flusso creativo oggi esiste nella società, è probabilmente meno visibile che nel passato, ma se pensiamo solamente a quello che è successo in questo paese da Genova in avanti, questa sorta di mobilitazione permanente che è passata da Genova all'articolo 18, alla guerra, alle manifestazioni contro la guerra. Questo è il famoso flusso creativo. Decisamente, fortunatamente, non si pone più il problema del potere con la P maiuscola, si pone il problema del potere con la P minuscola quotidiano di riuscire a vivere una vita diversa da quella che il potere costituito, l'economia soprattutto, ci vorrebbero fare vivere. Abbiamo fortemente, diciamo, lottato perché questo film portasse questo titolo. Noi, insomma, in qualche modo vorremmo che passasse un messaggio fatto di domande, di dubbi e non solo di certezze, un invito al rilassamento. La rete sicuramente offre possibilità per cui questo flusso creativo dia i suoi migliori frutti. Sicuramente io mi sento come sentimento di capire dove si interrompe, e si interrompe secondo me nell'individualismo, diciamo in quel torpore nel quale vedo i giovani oggi, me compreso, per cui c'è una sorta di ansia o di scarsa fiducia, che non so da dove derivi, per cui i ragazzi dicono: ma chi me lo fa fare magari di creare qualcosa, di andare a parlare con gli altri, di metterci insieme? Questo film vuole porsi, se vogliamo, in un certo senso come sul crinale del passato presente, ma assolutamente rivolto verso il futuro, di dire: il problema non è quello di che cosa è successo nel 1977, ma che cosa succederà domani. Se c'è qualche germe, qualche intuizione, qualche suggestione, qualche stimolo nel passato, bene, prendiamocelo e portiamocelo avanti. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo,